Piero Manzoni nasce nel 1933 a Soncino, in provincia di Cremona. Si trasferisce a Milano ed inizia presto a frequentare Lucio Fontana, amico di famiglia. Nel 1957 partecipa alla mostra Arte Nucleare presso la Galleria San Fedele di Milano, esponendo sagome antropomorfe e quadri con impronte di oggetti. Lo stesso anno realizza inoltre i primi acrom, grandi superfici bianche imbevute di colla e caolino. Nel 1958 espone insieme a Lucio Fontana e ad Enrico Bai. Inizia inoltre la collaborazione con Enrico Castellani e Agostino Bonalumi e nel 1959 fonda la rivista Azimut e la Galleria Azimut ed entra in contatto con la poetica e gli artisti del Movimento Zero. Lo stile di Manzoni diviene via via sempre più radicale, superando la superficie del quadro ed esplicandosi in una serie di lavori provocatori, insofferenti nei confronti della tradizione, come le linee, le merde d'artista, le basi magiche, i fiati d'artista, i pacchi. Quest'ultima serie di opere nasce nei primi anni 60, poco prima della prematura morte dell'artista trentenne. E come affermava Agostino Bonalumi, esse rappresentano il punto di arrivo della poetica manzoniana in un momento storico-artistico in cui era costante la ricerca di soluzioni per superare il difficile equilibrio tra figurazione e informale, ponendo l'espressione sopra la costruzione. I pacchi sono opere costituite di materiale eterogeneo e sconosciuto, avvolto in carta da pacchi o di giornale gialletto. Il tutto viene legato con una cordicella annodata e piombata, e sigillata inoltre con cera lacca, come se si trattasse di veri e propri invii postali. Come nelle serie di opere precedenti, Manzoni compie in questo lavoro un'operazione concettuale, ironica e provocatoria nei confronti dell'opera d'arte, interrogandosi sul ruolo dell'oggetto come tramite di una vera e propria comunione tra autore e pubblico. La sua consumazione sacrificale o la sua feticistica conservazione come testimonianza sono gli aspetti complementari di un radicale sovvertimento del linguaggio artistico.